Ciao, sono Zane di Turbolab.it. In questo video voglio mostrarti come utilizzare un microfono USB esterno come questo, collegandolo al tuo smartphone Android come questo. Seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Permettimi di fare una piccola digressione. Nel mio primo anno da youtuber non professionista ho imparato che la fotocamera dello smartphone è un ottimo strumento economico e funzionale per chi, come me, sta appunto iniziando a produrre contenuti per YouTube. Il livello qualitativo è comunque piuttosto elevato. Al contrario, però, il microfono integrato nello smartphone è assolutamente inadeguato per chiunque. Io purtroppo ho prodotto parecchi video utilizzando il microfono integrato nello smartphone e il risultato è stato qualitativamente abbastanza poco soddisfacente. Quindi, come possiamo correggere la situazione utilizzando appunto la camera dello smartphone per registrare il video, ma poi affidandoci ad un microfono USB dedicato esterno per registrare e catturare l'audio? A questo punto si pongono però due problemi. Innanzitutto, come collegare fisicamente i due e poi, in seconda battuta, come fare in modo che il software dello smartphone utilizzi appunto il microfono USB per la registrazione e per catturare l'audio e non continui ad utilizzare il microfono interno. Vediamo allora come risolvere entrambi i problemi. Per prima cosa facciamo una micro lista della spesa. Che cosa ci serve per questa operazione? Innanzitutto uno smartphone Android, versione con Android 5 o successive. In realtà teoricamente è possibile utilizzare anche Android, addirittura la vecchia versione 3 o successive, ma sì, si va a complicare la vita anche perché serve un software aggiuntivo a pagamento e i risultati, secondo quello che ho letto in giro, sono sempre estremamente modesti. Ci serve poi un cavetto USB OTG, quindi un cavetto che ci consenta appunto di collegare la porta USB tipo tradizionale, quindi quella da computer, nella presa micro USB oppure USB-C dello smartphone, quindi per fare il collegamento fisico. Il terzo elemento è un'applicazione per la registrazione di video, quindi un'applicazione fotocamera che sia in grado di consentirci appunto di scegliere il nostro microfono USB come sorgente per la registrazione dell'audio. L'ultimo elemento, e certamente non il meno importante, è un microfono USB dedicato esterno. In particolare io ho scelto questo Snowball Ice, che è considerato un modello entry level con il quale comunque mi trovo molto bene. Se volete acquistarlo trovate il link con il mio codice referral di affiliazione Amazon nei commenti da sotto, quindi mi permetterete di guadagnare una commissione se acquisterete seguendo il link, grazie in anticipo se lo farete. In caso contrario, nessun problema, cercate appunto Blue Snowball Ice su Amazon se cercate un buon microfono ad un prezzo molto vantaggioso. Come primissimo step vi raccomando di chiudere tutte le applicazioni in esecuzione sullo smartphone Android. Questo è importante perché ci permette di prevenire una marea di problemi difficili da diagnosticare. In particolare, se colleghiamo il microfono allo smartphone mentre un'applicazione video oppure audio è aperta, il telefono o l'applicazione stessa potrebbe non riconoscere il microfono immediatamente. Quindi, per prevenire qualsiasi tipo di problema, chiudiamo tutte le applicazioni e se magari non abbiamo troppa fretta facciamo anche un riavvio, che va sempre bene. Il prossimo step è il collegamento fisico fra il microfono e lo smartphone. Allora, innanzitutto prendiamo il cavetto USB OTC e colleghiamo il microfono al cavetto stesso. Questo ci permette appunto di superare la limitazione fisica per la quale il cavo USB del microfono non entra direttamente nello smartphone. A questo punto prendiamo il nostro cavetto USB, micro USB, e colleghiamolo concretamente al telefono. Ecco qua. Ecco quindi che a questo punto il collegamento fisico fra smartphone e microfono è stato completato. Notate che, se come nel mio caso il microfono ha un LED luminoso che ci indica quando effettivamente viene acceso, dovrebbe accendersi proprio in questo momento, contestualmente al collegamento
Così non fosse significa che il microfono non sta ricevendo corrente e quindi non è ancora stato rilevato dal telefono, non è materialmente possibile utilizzarlo con il telefono. Una volta che il microfono ci dà risposta positiva circa il collegamento, possiamo installare un'app nello smartphone. In particolare, la maggior parte delle applicazioni fornite nativamente sugli apparecchi smartphone in circolazione non è in grado, appunto, dicevamo, di selezionare un microfono USB esterno come fonte per la registrazione sonora. Fortunatamente c'è l'app Open Camera, il cui trovate il link qui sotto nei commenti, che è dotata anche di questa funzionalità. È un'ottima cosa perché l'app Open Camera è gratuita, open source, un ottimo software in generale e in più è dotata anche di questa funzionalità che fa appunto al caso nostro. Quindi clicchiamo, installiamo l'app sullo smartphone e siamo pronti a proseguire. Una volta avviata l'app Open Camera, clicchiamo sull'icona dell'ingranaggio per accedere alle impostazioni. Il settaggio di nostra impostazione, il nostro interesse per selezionare la fonte sonora esterna sta sotto impostazioni video sorgente audio. Scusate, ho appunto lo smartphone davanti allo schermo e non ci vedevo un fico. Quindi impostazioni video sorgente audio. Una volta cliccate su questa voce si aprirà un piccolo menu dal quale dobbiamo selezionare microfono esterno se presente come fonte della registrazione sonora. A questo punto dovrebbe essere più o meno tutto in ordine, torniamo alla schermata iniziale di Open Camera e clicchiamo sul pulsante blu per iniziare la registrazione, quindi prima sull'icona della cinepresa e quindi di nuovo per avviare la registrazione. In primissima battuta vi raccomando di non iniziare la produzione del video vero e proprio immediatamente, ma piuttosto fate una prova, ovvero provate a spostarvi il più possibile dallo smartphone e fate un'operazione di questo tipo, ovvero coprite il microfono con la mano per isolare il più possibile il suono dallo smartphone e registrare solo dal microfono. In questo modo parlate sottovoce all'interno del microfono, provate a riprodurre nuovamente il video e scoprirete così se effettivamente state registrando dal microfono esterno e non utilizzando magari per sbaglio il microfono interno dello smartphone. La procedura è sostanzialmente completa, ma prima di lasciarvi vi lascio questo altro bonus trick, diciamola così. Si pone il problema, come ho io in questo momento, che non è immediatamente possibile operare direttamente, controllare direttamente i comandi dell'app sullo smartphone, perché appunto stiamo guardando la fotocamera posteriore, la fotocamera principale posteriore. Per superare questo problema io trovo molto comodo installare un'app come SCRCPY, quindi SRCPY, che ci permette appunto di operare e controllare i comandi dello smartphone tramite il PC, quindi tramite mouse e tastiera. Di fatto si vede a schermo la rappresentazione, schermo del PC, la rappresentazione dello smartphone e possiamo cliccare sui vari elementi per avviare o stoppare la registrazione e regolare tutte le altre impostazioni. Io lo trovo molto comodo. L'unico problemino che dovete superare nell'uso di SCRCPY in questa configurazione è che appunto la porta USB che generalmente utilizziamo per collegare smartphone e PC è occupata dal microfono. Come possiamo ovviare al problema? Innescando il collegamento SCRCPY tramite Wi-Fi, quindi controlleremo il telefono tramite Wi-Fi. L'operazione è un pochino smanettevole, diciamo così, non è nulla di complesso, ma bisogna modificare qualche parametro. Per tutte le informazioni vi rimando di nuovo all'articolo che trovate linkato qua sotto. Da Zane di Turbolab.it è tutto, come al solito se il video vi è piaciuto vi chiedo di cliccare il pollicione mi piace qua sotto, per me è sempre molto importante, quindi vi ringrazio in anticipo se lo farete. Per essere notificati ogni volta che pubblico un nuovo video ricordatevi anche di cliccare sul grande tasto rosso iscriviti e sulla piccola campanella che ci sta di fianco. Al prossimo video, ciao!